Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento del nostro corso di italiano per stranieri. Riprenderemo dal video che abbiamo visto nella lezione precedente e analizzeremo i verbi riprendendo tutto il passato prossimo in maniera un po' più approfondita di quanto si era fatto nel primo corso, soprattutto con un'attenzione ai verbi irregolari. Per prepararci ad affrontare poi il secondo tempo verbale utilizzato in lingua italiana per esprimere avvenimenti accaduti nel passato, cioè l'imperfetto. Bene, iniziamo. Allora, riguardiamo il video della scorsa volta, giusto per rinfrescarci un po' le idee. Vediamo se parte senza problemi. Eccoci qua. Allora, riprendiamo i verbi, ve li ho riscritti tutti, che compaiono appunto sul video e lavoriamo proprio su questi verbi. Allora, qui sono tutti elencati all'indicativo presente, cioè al tempo presente, quello che sta facendo in questo momento. Proviamo adesso a trasformare questi verbi al passato prossimo. Quindi domenica scorsa la ragazza ha visitato Varese e i suoi dintorni. Ecco che cosa ha fatto. Si tratta di mettere negli spazi l'ausiliare e il participio passato dei verbi che vi ho indicato qui in parentesi la forma dell'infinito e compilare questo, insomma, queste frasette. Il participio passato l'abbiamo visto appunto nel primo semestre, quindi un pochino dovreste riuscire insomma a farlo, ecco. Allora, vi lascio un attimo di tempo.
un paio di minuti. Ecco, allora io adesso ho le soluzioni. Allora, domenica scorsa la ragazza ha visitato Varese e i suoi dintorni. Ecco che cosa ha fatto. È stata seduta su una panchina. Verbo essere, passato prossimo, è stata. Stata perché lei è una ragazza, quindi femminile. Si è alzata dalla panchina. Il verbo alzarsi è un verbo riflessivo. È stata in piedi davanti a una cascata. Questo è di nuovo il verbo essere, come nella prima frase. Ha fatto un giro a piedi in centro. Fare. Fare è un verbo irregolare, quindi fatto. Ha fatto. Ha girato a destra. Girare. Se fosse stato riflessivo, girarsi, si è girata a destra. Sedersi, si è seduta su un muretto. È andata a cavallo, verbo andare. È andata in bicicletta. Di nuovo, verbo andare. Ha corso con il cane, verbo correre. Sul verbo correre e altri verbi che possono avere sia l'ausiliare essere che l'ausiliare avere, faremo una brevissima, diciamo, lezione, una pillola, diciamo, solo per approfondire e vedere quali e quanti sono questi verbi. Allora, qui adesso li dividiamo tra i verbi che hanno l'ausiliare avere e i verbi che hanno l'ausiliare fare. Allora, l'ausiliare essere, scusate, ha fatto, fare, ha fatto, ha girato, girare, ha corso, correre. Verbi con essere, è stata, è andata, si è alzata, si è seduta. Ora io vi ho segnato questa A in rosso proprio per farvi vedere che quando c'è il verbo essere, lo vedremo meglio dopo, il participio passato deve concordare con il soggetto. Concordare è un verbo un po' difficile, diciamo che quando c'è il verbo essere bisogna andare a vedere se il soggetto del verbo è maschile o femminile, singolare o plurale. Mentre quando c'è il verbo avere, niente, rimane sempre o, non succede nulla. Ora qui abbiamo un breve testo. Alice racconta di un viaggio. Allora, ve lo leggo io. 3 anni fa sono andata in vacanza a Firenze, in Toscana. Sono partita con la mia famiglia, mia madre, mio padre e mia sorella Giulia. Abbiamo messo poche cose in valigia e abbiamo preso il treno da Torino. Siamo rimasti a Firenze per una settimana. Siamo partiti il 30 giugno e siamo tornati a casa il 7 luglio. Mi sono divertita molto, ho fatto tante fotografie.
Ho visitato monumenti e musei interessanti. Ho conosciuto alcune persone del posto e ho assaggiato le specialità tipiche. Il giorno più bello è stato quando siamo andati a visitare la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo. Quando sono tornata a Torino, sono andata subito a stampare le fotografie. Il viaggio è stato indimenticabile. Allora, cominciamo a fare un lavoro sul testo, inizialmente proprio solo di, diciamo, comprensione. Io ho preparato questa scheda per, diciamo, mettere a fuoco i punti fondamentali per la comprensione, quindi quando, dove, per quanto tempo, con chi, con quale mezzo di trasporto. Che cosa ha fatto, com'è stato il viaggio. Si tratta di andare a cercare nel testo queste informazioni. Vi lascio di nuovo un minuto. Ecco qua una, insomma, compilazione che ho fatto io per darvi, insomma, una traccia. Naturalmente qui le informazioni sono abbastanza blindate. Quando, 3 anni fa, dove? A Firenze, in Toscana, per quanto tempo? Una settimana dal 30 giugno al 7 luglio. Con chi? Con la sua famiglia. Io mi sto riferendo qui ad Alice, quindi con la sua famiglia, suo padre, sua madre, sua sorella Giulia, utilizzo i possessivi riferiti ad Alice. Con quale mezzo di trasporto? In treno. Che cosa ha fatto? Io qui ho messo solo i primi due, lasciato i puntini, naturalmente bisogna andare a cercare nel testo tutte le attività che ha fatto, ha assaggiato delle specialità, ha conosciuto gente del posto, oltre a quelle che ho segnato qui io, ha fatto tante fotografie, ha visitato musei. Com'è stato il viaggio? Indimenticabile. Tenete a mente questo schemino perché a fine lezione vi tornerà utile. E questi schemi che di solito io propongo per vari testi possono essere una traccia per poi poter redigere appunto dei testi scritti anche in sede d'esame, in modo da avere una specie di, diciamo, mappa per strutturare una produzione con insomma, che sia completa e coesa e che abbia anche una struttura, insomma, comprensibile. Questa è quella, diciamo, per descrivere un viaggio, poi via via ne vedremo altre. Torniamo invece adesso sulla produzione, ci torneremo dopo. Torniamo ora al nostro testo e cerchiamo nel testo, sottolinea i verbi al passato prossimo. Rileggi il racconto di Alice e sottolinea i verbi al passato prossimo. 3 anni fa sono andata in vacanza a Firenze, in Toscana. Sono partita con la mia famiglia, mia madre, mio padre e mia sorella Giulia. Abbiamo messo poche cose in valigia e abbiamo preso il treno da Torino. Siamo rimasti a Firenze per una settimana, siamo partiti il 30 giugno e siamo tornati a casa il 7 luglio. Mi sono divertita molto, ho fatto tante fotografie, ho visitato musei, monumenti e musei interessanti, ho
ho conosciuto alcune persone del posto e ho assaggiato le specialità tipiche. Il giorno più bello è stato quando siamo andati a visitare la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo. Quando sono tornata a Torino, sono andata subito a stampare le fotografie. Il viaggio è stato indimenticabile. Ora, leggendo, voi dovreste trovare, vediamo il primo, sono andata, che distinguere tra quelli che hanno l'ausiliare avere e l'ausiliare essere, sono andata all'ausiliare essere, quindi sono andata, e trovare l'infinito del verbo. Quindi prima li sottolineate tutti nel testo e poi li riportate nella tabella, prima passato prossimo dei verbi con avere, passato prossimo dei verbi con essere, e poi cercate di trovare l'infinito di questi verbi. Ecco qua la tabella completata, così potete correggere, eventualmente insomma, integrare quello che avete saltato. Allora, nella colonna dei verbi con avere abbiamo messo, infinito mettere, abbiamo preso, infinito prendere, ho fatto, infinito fare. Ho visitato, infinito visitare, ho conosciuto, infinito conoscere, ho assaggiato, infinito assaggiare. Verbi con essere, passato prossimo infinito, sono andata, andare, sono partita, partire, siamo rimasti, rimanere, mi sono divertita, divertirsi, è stato, essere. Siamo andati, andare, sono tornata, tornare, è stato, essere. Anche in questo caso, se torniamo un attimo indietro, vediamo che chi racconta è una donna, una ragazza, Alice. Quindi i participi passati con il verbo essere sono dove lei, dove Alice è soggetto, sono al femminile. In questo caso, invece, noi è plurale. È stato è maschile, quindi rimane con la O.
Ora vediamo questi verbi e facciamo un po' un riassunto. Innanzitutto su come si costruisce il participio passato. Allora, abbiamo visto che il participio passato dei verbi regolari della prima coniugazione che terminano in are, in questo caso io li ho presi dal testo, assaggiare, visitare, sono molto semplici da costruire, hanno la parte terminale in ato, quindi to, che vale per tutti, con la A che si prende dalla desinenza are, quindi assaggiare, assaggiato, visitare, visitato. Poi ho messo questi due verbi che sono comparsi nel testo, andare, tornare, che rispetto a questi, per quanto riguarda il participio passato, si comportano in modo regolare, quindi prendono la radice and, ato, torn, ato, ma hanno l'ausiliare essere, quindi li ho separati. E poi qui in rosso ho messo fare, che rientra, diciamo, nella prima coniugazione, anche se poi fare è un verbo che nella coniugazione si rifà al verbo facere dal latino. Comunque, al di là di quello, fare ha il participio passato fatto, che è irregolare. Quindi l'ho segnato in rosso. Verbi in ere, seconda coniugazione. Ere, in questo caso con ere abbiamo conoscere. I verbi in ere, scusate, i verbi in ere hanno come parte terminale uto, conoscere, conosciuto. Non so, mi viene in mente vendere, venduto. Poi qui ho messo altri verbi della seconda coniugazione che sono presenti nel testo, ma che, essendo in rosso, sono irregolari. Prendere, preso, mettere, messo, rimanere, rimasto. Poi abbiamo i verbi in ire, terza coniugazione. Partire, partito, divertire, divertito. Quindi, come potete vedere, quelli in are e quelli in ire in realtà sono abbastanza semplici perché mantengono questa vocale che hanno nella desinenza. Quindi are, ato, ire, ito. Quello che si discosta, quello che si ha un comportamento diverso, è il participio passato della seconda coniugazione che invece è uto. Allora, io qua vi ho messo dei link per aiutarvi, insomma, a trovare i verbi irregolari, a studiare, pardon, i verbi irregolari o comunque per avere una tabella di consultazione per essere sicuri di utilizzare il verbo al participio passato in modo corretto. Allora, il primo è questo. Allora, questo è proprio solo un elenco in ordine alfabetico di verbi con accanto il participio passato irregolari. Ce ne sono tantissimi. È una tabella abbastanza completa, quindi io ve l'ho messa per avere un riferimento, ma vi dico subito per non insomma, perché non vi demoralizziate, che voi con un livello A2B1 non dovete conoscere tutti questi verbi, però
da tenere come consultazione, magari se leggendo qualche testo c'è qualche verbo che non capite, e soprattutto non capite se lo trovate al participio passato, qual è l'infinito, o viceversa lo trovate all'infinito o coniugato ma non conoscete il participio passato, può essere utile appunto per avere uno sguardo di insieme. Poi invece ho messo questi altri due link. Qui ho scritto participio passato perché vedete c'è solo il participio passato. Invece in questi altri due link troverete dei verbi, tutti i verbi, no, tutti no, ma parecchi verbi irregolari nella loro coniugazione completa. Quindi non solo il participio passato. Vediamo se si collega. Ok, no. Eccolo, scusate, dovevo uscire. Allora, questo invece è un PDF che volendo potete scaricare. Ho messo tutti i link di materiali scaricabili, quindi potete scaricarveli, tenerveli sul computer, insomma, sul dispositivo, per poterli consultare o eventualmente stampare. Allora, qui non c'è più solo il participio passato, ma c'è tutta la coniugazione dei tempi irregolari. Quindi andare, vedrete che avete anche l'indicativo presente, vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. Allora, qui c'è tutto, anche il congiuntivo, il condizionale, cioè anche tempi che in un A2B1 ancora non si fanno, però da tenere come punto di riferimento, voi in realtà allo stato attuale dovete andare a vedere l'indicativo presente, l'imperativo che abbiamo già fatto e il participio passato. Quindi l'ho messa perché può servire appunto soprattutto per l'indicativo presente. Non ci sono proprio tutti come nell'altro elenco, ma per i principali di uso più comune, diciamo fino a un B1, qui ci sono tutti. E sono anche divisi, non solo sono in ordine alfabetico, ma sono divisi in prima coniugazione, seconda coniugazione. Che ne ha, e la seconda coniugazione è quella che ne ha di più di verbi irregolari. E poi al fondo abbiamo la terza coniugazione, vedere, eccoci qua. Anche qui alcuni sono aborrire, un verbo che insomma in un B1 magari uno lo incontra, però non è proprio un verbo, è un verbo che si comincia, insomma, che gli italiani lo usano poco, però è un verbo da B2C1, insomma. Comunque ce ne sono, la maggior parte sono verbi di uso assolutamente comune e anche qui appunto, non so, capire, avete l'indicativo presente, capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono. E poi, per esempio, qui, scusate, non c'è altro perché per il resto segue la regola comune, quindi capito per quanto riguarda il participio passato che interessa a noi in questo momento. E qui vanno avanti appunto fino a udire, che è l'ultimo, no, non è l'ultimo perché eccolo qua, venire, che è l'ultimo della terza coniugazione. Ok, poi abbiamo, torniamo al nostro, alla nostra diapositiva. Ah, abbiamo perso, eccoci qua. Questo è il terzo link. Allora, questo è più schematico, più o meno riprende
quello che vi ho fatto vedere per secondo, quindi questo, quello prima di questo, di nuovo solo i tempi che cambiano qui, qui per esempio proprio di andare, andato neanche lo mette perché deriva, ah, la struttura è quella di un verbo regolare, andare, andato, dare, dato, vedete che non c'è. Quindi hanno scelto proprio di mettere solo, mentre ad esempio in fare, fatto, lo mette perché ha una struttura, una costruzione che non segue la regola. Quindi è più, diciamo, stringato, più riassunto, va subito, mette solo quelli, le voci, i tempi irregolari. Ce ne sono molti meno verbi qua, però per avere un'idea almeno di quelli più in uso assolutamente. E poi in fondo invece mette un elenco completo, quindi come quello del primo link, però con il paradigma. Quindi mette sempre la prima persona dei tempi. Quindi accade, accadere, accade, accadde, il passato remoto noi non l'abbiamo ancora fatto, accadrà, non l'abbiamo ancora fatto, accaduto. Quindi mette proprio la prima persona, quindi può essere d'aiuto perché, non lo so, aprire, che è un verbo che voi dovreste conoscere, anzi dovete conoscere, mette la prima persona, quindi apro, apri, apre, da qui, dalla prima, il resto mi aiuta insomma a partire con l'indicativo presente del verbo e poi il participio passato aperto. Quindi rispetto al primo link che vi ho indicato, qui avete anche in maniera schematica la prima persona singolare dell'indicativo presente e il participio passato che avevate anche là. Questo ve l'ho messo perché quando più avanti faremo anche il futuro, un po' l'abbiamo visto ma molto velocemente, e poi non quest'anno, il passato remoto, avete già una tabella che vi può aiutare. Insomma, questi tre ve li ho messi perché mi sono sembrati quelli più utili. È indicata anche sono scaricabili, quindi insomma la casa editrice, questa è Pearson, l'altra era Edizioni Simone e l'altro invece era uno schema di un lavoro fatto in un seminario e aveva in coda appunto questo schema che era stato preso da qualche altro testo costruito forse proprio da questo, togliendo, mettendo solo il participio passato. Ora non ricordo, lo avevo io. Dunque, torniamo qua. Allora, quindi questo è proprio solo per darvi degli elenchi completi, qualora non abbiate già un libro o di solito in fondo ai libri di testo c'è un piccolo elenco che possono essere appunto, potete tenerveli, utilizzarli se non avete altro materiale. Naturalmente i principali vanno studiati, soprattutto al participio passato, perché poi quando dovete scrivere rimanete sempre un po' bloccati, insomma, quindi questi vanno un pochino studiati a memoria, come si studiano quelli in inglese, come si studiano i verbi irregolari in tutte le lingue, insomma. Allora, qui ho messo un piccolo esercizio, appunto, che si può fare perché sono verbi abbastanza semplici, di uso comune, un po' regolari e forse uno o due, se un paio sono irregolari. Però appunto di uso comune, quindi magari se non li conoscete, studiateveli. Allora, l'esempio: hai finito. Allora, hai, in parentesi avete l'infinito, finire, finito tutti i biscotti. Ah, scusate. Beh, torno indietro se ce la faccio. No, ok. Sì, ma ho preparare. Preparato una torta per la colazione di domani.
Allora, in questo esercizio non dovete preoccuparvi dell'ausiliare perché l'ho messo già io, è sempre ausiliare avere, sono tutti i verbi che hanno l'ausiliare avere. L'esercizio è proprio finalizzato a strutturare il participio passato, quindi finire, terza coniugazione, ire, ito, finito, preparare, prima coniugazione, are, ato, preparato. Vi lascio un attimo, così provate a mettere i participi passati, a costruire i participi passati di queste 8 frasette. Eccoci qua, adesso io vi, come avete visto, avevo già preparato le soluzioni, ora ve le faccio comparire una a una. Avete comprato un quotidiano? No, abbiamo preso solo una rivista. Comprare, are, prima coniugazione, ato, comprato, regolare. Prendere, prendere è un verbo irregolare. Quindi bisogna impararlo. No, abbiamo preso solo una rivista. Cosa hai fatto ieri, Paola? Ho lavorato tutto il giorno. Fare, abbiamo visto prima, è un verbo irregolare al participio passato, fatto, e lavorare è un verbo regolare, are, prima coniugazione, ato, lavorato. Avete parlato con l'impiegato? No, ma abbiamo fissato un appuntamento per domani. Quindi anche questo, sia parlare che fissare, prima coniugazione, quindi participio passato in ato, parlato, fissato. Hai chiesto il numero di telefono del centro migranti? Chiedere, chiesto, scrivere, scritto. Su questi chiedere e chiesto dobbiamo poi aprire una parentesi più avanti. Scrivere il regolare scritto. Come avete passato il pomeriggio? Abbiamo visto un film di Fellini. Passare, prima coniugazione, passato. Vedere, visto, irregolare. Faremo poi un gruppo di questi con sto negli irregolari, si possono un po' raggruppare per comportamento. Lo vediamo poi appunto in una lezione breve integrativa. A che ora avete cenato? Cenare, cenato. Tardi perché abbiamo prima spedito molte email. Spedire, terza coniugazione, ire, ito, spedito. Decidere. Come hai deciso di passare la serata? Irregolare. Invitare. Ho invitato Maria a un concerto di beneficenza. Invitare. Invitato. Scegliere. Avete scelto un libro da leggere? Scegliere è irregolare.
Sì, e abbiamo stabilito di chiedere in prestito in biblioteca un libro nuovo ogni mese. Stabilire, terza coniugazione, ire, ito, stabilito. Quindi se dovete correggere o integrare qualcosa, vedete qui nelle soluzioni, insomma, ho messo in rosso così salta subito all'occhio. Qui ho fatto uno schema riassuntivo di nuovo dei verbi questa volta. Prima l'abbiamo fatto, torniamo indietro, dei verbi di questa presente in questa lettura. Ora lo facciamo con i verbi di queste frasi. Allora, are, ato, di nuovo, qui abbiamo trovato in questo esercizio comprare, comprato, lavorare, lavorato, parlare, parlato, fissare, fissato, cenare, cenato, passare, passato, invitare, invitato. Are, come vedete, ne ha tantissimi, sono quelli che prevalgono in questo testo, in queste frasi. Ato, quindi questo è molto semplice, di irregolare abbiamo di nuovo fare, fatto. Ere, uto, nel testo in realtà non ce ne sono di irregolari, infatti li ho messi in parentesi, ne ho messi io un paio, giusto per ricordare la regola, credere, creduto, vendere, venduto, mentre nel testo ne compaiono molti. La seconda coniugazione irregolari, come vi dicevo prima, la seconda coniugazione è quella che ha più verbi irregolari numericamente, statisticamente parlando, insomma. Quindi bisogna studiarli. Prendere, preso, chiedere, chiesto, scrivere, scritto, vedere, visto, decidere, deciso, scegliere, scelto. Ire, ito, stabilire, stabilito, spedire, spedito. Nel testo non ce n'erano di irregolari, quindi ne ho messi io due in parentesi, solo per farvi capire che hanno proprio un altro comportamento: aprire, aperto, morire, morto. Ne ho messi due tra i più diffusi, diciamo. Qui invece ho inserito un esercizio in cui in realtà non bisogna da un punto di vista strutturale non bisogna mettere né l'ausiliare né il participio passato, sono già scritti. Mi sono dimenticata di togliere le soluzioni, abbiate pazienza. Bisogna però abbinarli per significato. Allora, l'esempio: ho molta fame perché a pranzo non ho mangiato nulla. Abbiamo portato Paolo al pronto soccorso, non vi lascio il tempo di farlo perché stupidamente non ho tolto le soluzioni, quindi lo facciamo insieme. Abbiamo portato Paolo al pronto soccorso, abbiamo portato, verbo portare, al pronto soccorso perché ha avuto un incidente, ha avuto, passato prossimo del verbo avere. Non ho telefonato a Michela perché ho preferito vedere un film. No, scusate, questa è sbagliata. B8, perché ho perso il numero. Quindi telefonare, ho telefonato, perdere, ho perso. Ho aperto un conto bancario perché ho trovato un buon lavoro. Aprire, ho aperto, trovare, ho trovato, regolare, aprire, irregolare. Non ho visto il telegiornale perché ho preferito vedere un film. Vedere, irregolare, ho visto. Ho preferito, preferire, regolare. Giulia non ha fatto la spesa perché ha perso il portafogli. Ha fatto,
fare il regolare. Ha perso, dove è finito qua? Ha perso, perdere il regolare. Ho preso una stanza in albergo perché non ho trovato una casa in affitto. Ho preso, prendere il regolare. Ho trovato, trovare, regolare. Abbiamo fatto tardi perché abbiamo trovato molto traffico. Abbiamo fatto, fare, irregolare. Abbiamo trovato, trovare, regolare. Ho scritto il numero di Pablo su un foglietto perché ho dimenticato l'agenda a casa. Ho scritto, scrivere, irregolare. Ho dimenticato, dimenticare, regolare. Quindi qui si trattava di abbinare in base al significato e anche in base alla persona. Per esempio qui abbiamo portato Paolo al pronto soccorso perché lui, sottinteso, ha avuto un incidente. Quest'altro, abbiamo fatto tardi perché abbiamo trovato molto traffico. Io potrei anche dire abbiamo fatto tardi perché abbiamo perso il portafogli, ma in questo caso era ha perso, quindi non andava bene. Quindi abbiamo, dovete aiutarvi un po' con i soggetti, mantenere diciamo la concordanza tra i soggetti. In questo caso era abbiamo portato, ma Paolo ha avuto un incidente, quindi bisognava fare attenzione al significato della frase, oltre che al contenuto, dal punto di vista del contenuto proprio, quindi pronto soccorso vuol dire ospedale, incidente vuol dire che ti sei fatto male. Però anche da un punto di vista proprio grammaticale e strutturale ci sono dei piccoli segnali che aiutano nell'abbinamento. In più, oltre che per il significato, diciamo, questo esercizio serve proprio per far vedere una serie di verbi di uso assolutamente comune che spesso sono irregolari, appunto, vedi, vedere, preso, prendere, perso, perdere e così via. A questo punto, dopo aver parlato a lungo del participio passato, dobbiamo concentrarci un attimo sull'uso dell'ausiliare. In parte l'abbiamo già visto nel primo semestre. Qui aggiungiamo alcune cose che possono aiutare. Allora, perché hanno l'ausiliare avere? Io qui ho preso negli esercizi precedenti, agli esercizi precedenti che abbiamo fatto, un po' tutti quanti, le letture, l'esercizio di prima, quello dove dovevate mettere il participio passato o quello che abbiamo appena fatto, ne ho preso solo alcuni verbi, perché in realtà col verbo avere sono la maggioranza, insomma. Quindi ho messo finire, ho ripreso quello che c'era negli esercizi, hai finito, preparato, ho preparato, comprare, avete comprato, prendere, abbiamo preso. Come vedete, l'ausiliare avere è all'indicativo presente, io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno, ed è seguito dal participio passato. Questo non l'ho più detto perché l'abbiamo già visto nel primo corso, però forse vale la pena ribadirlo. Chi è che ha l'ausiliare avere? Allora, in genere hanno l'ausiliare avere tutti i verbi transitivi. Allora, i verbi, questa parola transitivi non è forse semplice per gli stranieri, in realtà il significato è semplicissimo, vuol dire che l'azione del verbo, cioè quello che indica il verbo, l'azione, transita, cioè quindi si sposta dal soggetto al complemento oggetto, cioè all'oggetto diretto. E per capire se un verbo è transitivo basta porsi la domanda chi o che cosa. Abbiamo mangiato, che cosa?
la bistecca. Quindi noi abbiamo mangiato, il verbo mangiare passa dal soggetto noi alla bistecca. Avete visto chi? Mio fratello? Quindi se voi, soggetto, avete visto chi? Mio fratello è il complemento diretto, quindi mio fratello, la bistecca sono due complementi diretti. Quando un verbo è transitivo ha sempre l'ausiliare avere. Sono, tra virgolette, più facili poi in realtà. Sempre l'ausiliare avere ce l'hanno però anche alcuni verbi che sono intransitivi e che quindi in teoria dovrebbero avere il verbo, l'ausiliare essere, il verbo essere. Questi, il consiglio che vi do soprattutto in questo livello, che è appunto richiede un numero di verbi, la conoscenza di un numero di verbi non esagerata, conviene studiarveli. Comunque, la spiegazione, diciamo, è che questi verbi, che sono intransitivi, indicano attività fisico-sportive, quindi c'è un movimento. Adesso vedremo che l'ausiliare essere, l'abbiamo già visto nel primo semestre, si utilizza con i verbi di movimento, quindi questi sono verbi di movimento, ma non di movimento verso una direzione precisa, cioè un movimento, diciamo, in italiano si dice in luogo circoscritto, o comunque appunto non come andare, venire, partire, tornare. E sono, io ve ne ho messi alcuni, ma ce ne sono tanti. Di solito sono quelli legati agli sport, comunque ballare, sciare, nuotare, passeggiare, non è uno sport però, è un'attività fisica, camminare, viaggiare, eccetera. Quindi questi faranno, qui vi ho messo un esempio, abbiamo sciato tutto il giorno, ho nuotato, hai passeggiato, avete camminato, hanno viaggiato, avete ballato. E poi, sempre in questa categoria, diciamo, ci sono dei verbi che indicano un'attività svolta dal soggetto, ma non sono transitivi. Io non dico dormire che cosa, russare che cosa, abbaiare che cosa, pranzare che cosa e così via. Dormire ha in realtà un'accezione con un complemento oggetto, ma è un uso, dormire sonni tranquilli, ma è un uso proprio, diciamo, raro. Normalmente si può dire dormo quando, dormo dove, ma dormo che cosa? No. Qui vi ho messo un esempio, il cane ha abbaiato tutta la notte. Quindi direi questi verbi, io qui ne ho messi alcuni, però sono almeno questi, imparateli e ricordate che appunto pur essendo verbi intransitivi hanno l'ausiliare avere. Ora passiamo ad un altro tipo di esercizio. Trasforma i verbi al passato prossimo come nell'esempio. Allora, domani vado al mare. Oggi vado al mare, ieri sono andato al mare. Allora, io vi ho evidenziato in blu queste paroline che aiutano a dare una collocazione nel tempo. Sono avverbi o costruzioni avverbiali con indicazioni di tempo. Dove non ci sono, in realtà è perché si capisce poi dal contesto, non sono così focalizzati, insomma. Quindi dovete praticamente inserire qui il verbo al passato prossimo. In questo caso dovete mettere anche l'ausiliare. Provate.
Allora, vediamo le soluzioni. La settimana scorsa i treni per Roma sono partiti in ritardo. Le giornate in primavera sono diventate più lunghe. Mario e Teresa si sono sposati a giugno. Ci siamo divertiti molto al circo. 2 settimane fa sono tornate Chiara e Alice. La luce davanti al portone è rimasta accesa. Da poco Giulia si è vestita ed è uscita. Paolo è venuto da noi giovedì scorso. Come vedete, questi sono verbi che hanno tutti come ausiliare essere. E quindi c'è anche la concordanza del participio passato con il soggetto. Partiti sono i treni, quindi plurale maschile i. Le giornate, plurale femminile e diventate Mario e Teresa sposati. Quando abbiamo un uomo, una donna, cioè se nel plurale c'è anche qualche sostantivo o nome di persona o sostantivo o cosa maschile, prevale il maschile, quindi i. Ci siamo divertiti noi, plurale. 2 settimane fa sono tornate Chiara e Alice. In questo caso abbiamo un plurale di due nomi femminili, quindi e, mentre qui avevamo un nome maschile e un nome femminile, prevale il maschile i. La luce femminile singolare è rimasta. Giulia si è vestita ed è uscita. Giulia, nome femminile. Paolo, maschile, è venuto da noi giovedì scorso. Perché hanno l'ausiliare essere? Allora, io ho ripreso l'infinito di questi verbi e ho cercato di mettere vicino appunto una spiegazione in base a quello che avevamo già visto a gennaio. Partire è un verbo di movimento, diventare è un verbo di cambiamento, tornare è un verbo di movimento. Rimanere è un verbo di stato, uscire è un verbo di movimento, venire è un verbo di movimento, sposarsi e divertirsi sono, e anche vestirsi sono due verbi riflessivi. Allora, vogliono l'ausiliare essere i verbi di movimento, quelli che abbiamo visto. Già, vi ho citato già prima e abbiamo visto a gennaio: andare, venire, partire, tornare, entrare, uscire, scendere, salire. Sono anche detti in alcuni testi verbi di grande movimento. Tra i verbi di movimento, lo rimetto anche qui in modo che, insomma, dicendolo più volte, magari rimane più impresso nella memoria. Ci sono dei verbi di movimento che indicano attività fisiche o sportive che non hanno, non implicano, non comportano l'indicazione di una direzione precisa e in questo caso vogliono l'ausiliare avere. Sono gli stessi che abbiamo visto prima, ve li ho rimessi qua. Ballare, sciare, nuotare, passeggiare, camminare, viaggiare. Vogliono l'ausiliare avere, pur essendo dei verbi di movimento. Poi vogliono l'ausiliare avere i verbi di stato. Questi li dovete imparare: essere, stare, rimanere, restare. Questi sono i più in uso. Quindi sono stato, vale per il verbo essere, sono stato, vale anche per il verbo stare. Sono uguali. Sono rimasto, sono restato. Poi i verbi di cambiamento, anche questi li avevamo già visti, ne ho aggiunti un paio: nascere, morire, diventare, crescere, invecchiare. Questi indicano un cambiamento proprio delle condizioni di una persona.
Quindi nascere, venire al mondo, morire, diventare, sono diventato grande, crescere, sono cresciuto, invecchiare, sono invecchiato, ci sarebbe anche ringiovanire, sono ringiovanito. Poi tutti i verbi riflessivi, quindi verbi che senza la particella del riflessivo solitamente sono verbi transitivi, lavare, io lavo i panni, quindi io ho lavato i panni, vestire il figlio, salutare qualcuno, incontrare qualcuno, quando, e quindi avrebbero l'ausiliare avere, quando sono riflessivi prendono l'ausiliare essere. Quindi io mi sono lavato, Maria si è vestita, qui sono anche salutarsi, incontrarsi, si chiamano per la precisione verbi reciproci, quindi salutarsi, ci siamo salutati, cioè ci sono due persone o più che svolgono un'azione reciproca, mentre lavarsi vuol dire lavare se stesso. Vestirsi, vestire se stesso, salutarsi o incontrarsi sono verbi che indicano una reciprocità, cioè ci vogliono almeno due persone. Poi verbi impersonali, allora qui ce ne sono molti, molti più di quello che vi ho indicato qui. Diciamo che a questo livello è importante ricordarsi il verbo succedere perché si usa tantissimo appunto, nella frase, nella domanda cosa è successo oppure in una risposta. Sai che ieri è successo che mi ha telefonato un'importante società per avere un colloquio di lavoro. E infine questi verbi non transitivi, cadere, riuscire, io ho messo solo questi, ma alcuni di questi, per esempio cadere, no, scusate, non sono qua, li ho tolti, sono verbi non transitivi che non indicano né movimento, né stato, né cambiamento. Cadere in realtà è un piccolo movimento, sono caduto dalle scale, riuscire, sono riuscito ad arrivare in tempo. Vi ho messo solo questi due perché in realtà poi ce ne sono altri, ma direi che per questo livello, se già vi ricordate tutti questi, va benissimo, molto bene, anzi. Allora, qui ho fatto una piccola scheda per ricordare questa concordanza con il soggetto. Allora, con l'ausiliare essere, il participio passato si accorda sempre con il soggetto. Questo è quello che dicono le grammatiche. Vi ho messo una spiegazione, vuol dire che bisogna sempre controllare se il soggetto è maschile o femminile, singolare o plurale, detto in parole più semplici. Quindi Paolo maschio è stato bravo, Laura femmina è stata brava, Paolo e Filippo due nomi maschili sono stati bravi, Laura e Ilaria due nomi femminili sono state brave. Se abbiamo, come vi ho detto prima, un nome maschile e un nome femminile, si sceglie quello maschile, cioè predomina il plurale maschile, Laura e Paolo sono stati bravi. Se invece l'ausiliare è avere, il participio rimane invariato e finisce in to. Quindi Paolo ha studiato, Laura ha studiato, Paolo e Filippo hanno studiato, Laura e Ilaria hanno studiato, Laura e Paolo hanno studiato. Ho utilizzato gli stessi nomi proprio per farvi vedere che mentre qui si cambia l'ultima lettera, in questo caso non cambia nulla. Qui vi ho messo un esempio per farvi vedere come bisogna proprio fare attenzione. Ieri a pranzo abbiamo mangiato la pizza in aeroporto e poi nel pomeriggio siamo partiti per gli Stati Uniti. Quindi siamo sempre noi, il soggetto è sempre noi, sottinteso. Abbiamo mangiato, siamo partiti.
Quindi bisogna fare attenzione perché soprattutto in una frase come questa, ve l'ho messa apposta, non c'è un soggetto espresso, quindi come in questo caso Paolo e Filippo, insomma, oppure proprio noi, magari se fosse anche scritto aiuterebbe, non lo so, però queste sono le frasi dove di solito compaiono più errori perché no, essendoci un soggetto sottinteso, non espresso, quindi noi spesso è facile dimenticarsi di fare la concordanza del participio passato. Qui vi ho messo una tabella con due verbi molto semplici, mangiare, partire, riassuntiva di tutto, insomma, quindi con tutto il verbo avere, tutto il verbo essere, il participio passato col verbo avere che non cambia, di una prima coniugazione mangiare, un verbo regolare, e partire invece ve l'ho messo partito, partita, maschio o femmina, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, che sono plurali, può essere partiti, partite, partiti, partite, sia noi, voi, loro, a seconda che questo noi siano donne cioè, o donne, sostantivi, in questo caso sì, partire sono persone, quindi donne, uomini, quindi se dico io e Maria siamo partite. Paolo e Filippo sono partiti, maschi. Questa è una tabella riassuntiva, giusto proprio per rimettere a fuoco tutto quanto, l'ausiliare e il participio passato. Ora qui c'è un esercizio invece dove bisogna mettere l'ausiliare corretto in base alle regole che abbiamo visto. In questo caso il participio passato è già indicato, quindi bisogna proprio solo mettere l'ausiliare. Ovviamente bisogna scegliere tra essere o avere e anche coniugarlo alla persona corretta. Dove non c'era, vi ho solo qui, vi ho aiutato. Vi lascio un attimo di tempo. Allora, ragazzi, sono già le 13:24. Abbiamo perso la coincidenza per Torino. Perdere, che cosa? La coincidenza, verbo transitivo, quindi avere, coniugato alla prima persona plurale, noi, che vi ho indicato in parentesi, quindi abbiamo perso, c'è già. Vi ricordo che l'infinito è perdere, verbo irregolare. I nostri figli hanno passato un mese in campagna dagli zii. Passato, in questo caso, passare, che cosa? Un mese, verbo transitivo.
La mia casa è in disordine perché ieri ho avuto degli ospiti a cena. Avere è il verbo transitivo per eccellenza, avere che cosa? Ho avuto il verbo avere, ha l'ausiliare avere, il verbo essere ha l'ausiliare essere, sono stato, ricordo, ho avuto, andate a rivedere, sono i primi che abbiamo fatto a gennaio. Pisa mi è piaciuta moltissimo, vorrei tornarci presto. Pisa, soggetto, è piaciuta, non si dice chi che cosa, si dice a chi, quindi non è un verbo transitivo. Ieri sera io e Francesco siamo rimasti svegli fino alle 2 per vedere le gare di nuoto. Vi ricordate, rimanere era, pardon, era tra i verbi di stato, quindi ausiliare essere. Pronto Marina, sei arrivata a casa o sei ancora in treno? Qui fate attenzione, allora qui torno un attimo indietro, Pisa, soggetto, è piaciuta, femminile perché Pisa è una città. A me mi è piaciuta. Qui soggetto io e Francesco. Non importa se questo io è un uomo o una donna, non ci interessa perché Francesco comunque è maschile e quindi rimasti. Era già scritto, però ve lo ribadisco. Verbo rimanere. Questa frase, pronto, virgola, Marina, virgola, vuol dire che io parlo direttamente a Marina. Sto facendo a Marina una domanda diretta. Ve lo dico perché spesso in frasi di questo tipo io trovo pronto, Marina è arrivata. Fate attenzione, quando c'è la virgola in questo modo è proprio come dire, ehi Marina, sei arrivata a casa o sei ancora in treno? L'altro segnale che vi può aiutare a capire che stiamo parlando direttamente con Marina e stiamo facendo a lei direttamente una domanda è questo: sei ancora in treno? Quindi sei arrivata, verbo arrivare, verbo intransitivo di movimento, quindi ausiliare essere. In giardino sono nate le rose. Nascere, verbo di cambiamento, nascere, morire, vi ricordate? Ausiliare essere, nate, femminile plurale, perché il soggetto, anche se è dopo, è le rose. Sono le rose che sono nate. Qui semplicemente per un problema stilistico e per avere anche un po' un inganno, l'abbiamo messo dopo. In giardino sono nate le rose. Mi sono alzata presto, verbo alzarsi, riflessivo. Quindi ausiliare essere, ma non ho trovato il tempo di riordinare la mia stanza. In questo caso ausiliare avere perché il verbo trovare è un verbo transitivo. Ho trovato che cosa? Il tempo. Concludo questa lezione lasciando un compito. Ricordate che abbiamo visto il viaggio di Alice a Firenze. Con uno schema, ripropongo questo schema per aiutarvi appunto come traccia a redigere un testo in cui raccontate un viaggio che avete fatto l'estate scorsa. Se non lo avete fatto, inventatelo. Quindi si tratta di raccontare al passato prossimo. Lo schema vi aiuta, come vi ho detto prima. Quando, dove, per quanto tempo, con chi, con quale mezzo di trasporto, eventualmente anche più di uno. Magari uno ha fatto un viaggio in aereo e poi si è spostato in quel paese con il treno, con il bus o ha noleggiato un'auto. Che cosa hai fatto? Ecco, usa almeno 4-5 verbi diversi. Cioè, cercate di usare il più possibile, i verbi al passato prossimo. Com'è stato il viaggio? Qui potete mettere un aggettivo che si riferisce al viaggio,
o a una città se l'avete visitata, così potete andare a prendere anche gli aggettivi riferiti alle città che abbiamo visto nella lezione precedente, su Varese, riferiti a Varese. Poi qui ho messo altre informazioni perché magari avete fatto cose particolari o volete aggiungere, informazioni in più. Va tutto bene. Diciamo che quando si racconta di un viaggio al passato, in questo caso, poi più avanti lo faremo al futuro, almeno queste informazioni, cioè quando, dove, per quanto tempo, con chi, con quale mezzo di trasporto, che cosa hai fatto, appunto come è stato il viaggio, diciamo, sono i punti fondamentali perché un testo sia completo. Bene, vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione.